Parte Omicidi e i Saturni Investigations. Stiamo controinterrogando la signorina Francisca, che ogni volta le ci vuole nascondere le cosine interessanti. Ecco, prima che continuo, ho fatto un errore e ho salvato in una parte che non dovevo, ma comunque vi farò vedere tutta la chat che è andata avanti e andare, perché è apparso questo e non c'era prima. Ma visto che spiego di merda, vi faccio vedere, famo prima. Ma la carta di Mistry Nero è stata rubata. C'è una possibilità che sia successo. E ti chiami il Kohai di mio padre. C'è una vergogna. Taci, tuo padre è un... è un pazzo scatenato. Ma comunque, non ho nessuna evidenza. Zitto, sei una disgrazia. Ci sono tante evidenze che puntano a Rodate Nero, lo sai. Non c'è solamente la chiave. Stai parlando dell'arma del delitto? Il piggy bank o il maialino? O salvadanaio. Lei è l'unica persona ad avere la chiave che può utilizzarlo, giustamente. E appare sta frase, come ho detto. Risalvo. Vediamo un po'. Lei ha nascosto l'arma. Ma sei qui? Ma perché non riesco a beccarlo? Datemi una cuffia, va. Regia, please. Non riesco a trovarlo. Bene. No. E qua il problema. E non lo trovo. Cosa devo interrogare ancora? Ma quello è un fake. Fermati lì dove stai, Miles Edgeworth. Che bella la pronuncia, proprio wow. Non hai nessuna prova su quella macchia rossa che c'è sotto il maialino. Se insisti che sto coso sia un fake. Qual è la vera arma del delitto allora? Mi hai fottuto. Si è zittito, vedo. Non ne sono sorpresa. Ci deve essere una via. Ci deve essere qualcosa che mi aiuti. Che dovrei esaminare? Direi Piggy? No. Mi sto rincoglionando. Perché eravamo... vabbè. Non abbiamo ancora l'autopsia della vittima. Vabbè, cacchio, me lo ritengo a fare la cuffia. Robe che non capisco, lo tradurrò con i sub, come al solito. E se l'arma del delitto avesse colpito in testa il signor X, dopo che lui è morto? Scaffi! Sì, signora. Contatta il medico per esaminare bla. Voglio sentire i risultati dell'autopsia. Sì, signora. Mi ha fatto male, però. Corro. Abbiamo grossi problemi, Mr. Edgeworth. Bene. Corri. Dici. Che cosa c'è, detective?
No, facciamo l'autopsia, ma sanno già qualcosa per certo. Cosa? Reportaci, adesso. Il dottore ha detto che c'è una grossa macchia sul suo corpo. Oh? Sulla schiena, ma non ho capito se è davanti o dietro. Quindi facciamo in generale, diciamo, è sul corpo. Non è morto solo per colpo alla testa. È stato colpito più volte alla testa? Ok. E cosa significa tutto questo scafi? Olè, scusate. Stanno controllando, ok. No, ma sei un useless. Io non lo sapevo, ok? Sto predicando Francisca. Tipo Austin. Signora, ma ve l'ho già detto, voi non potete andare lì giù. No, togliti dai piedi. Che cosa sta succedendo? E questa è una scena importante perché ci farà capire tante cose, anche come è morto la vittima, giustamente. I miei carichi, il mio... sono miei e voglio che mi ritorniate. Stiamo investigando, vi prego di tornare al vostro posto e di avere pazienza. Beh, suppongo che non ci sia scelta. Finalmente, credo che... Ma che cosa stai facendo? Wow. Tu non passerai... What the fuck? Grazie, macchina, ti vogliamo bene. La faranno l'ambaradamo, ripeti. Il tizio che cade. Beh, noi non abbiamo trovato niente nel cargo. Altra logic. Lui continua a cadere. Il dottore ha detto che c'è una grossa macchia sul corpo del... Oh, santo cielo. Allora, qui c'è tanto da fare. Diresti due. Penso che non è quella l'arma. Ma porca di quella simmental. Sì, ma non è stato colpito con quello. Cioè, è stato colpito sì, ma dopo. Ma me l'ha preso. Stupido coso, gioco schifoso. No, non è schifoso sto gioco. Vediamo un po' colo. È davvero questa la vera conclusione? Sì, vabbè, ma perché devi ripetere le stesse cose che abbiamo detto prima? Quindi l'arma del delitto è molto più grande. E l'hanno appena inquadrato. Grazie, gioco. Devi prenderlo per forza, grazie. Grazie, G. Ma ancora non abbiamo trovato niente. Forse, ma dico forse. Abbiamo mancato qualcosa dall'inizio. Perché casualmente, normalmente, è troppo grande per essere considerato. Che cosa significa tutto questo? Perché ha cercato di saltare da lì? Francisca, cosa c'è? Cosa vuoi?
Ho trovato l'arma del delitto. Cosa? L'hai già trovato? Ha saltato. Sì, abbiamo capito. Non abbiamo realizzato sino adesso, ma... La risposta è di fronte a noi. Potrebbe essersi fatto male. Vado a controllare. Vai a fare le tue cose, tu. Dovresti calmarti un pochetto. Parla proprio lei. Vabbè. Se sei un vero procuratore, dovresti mostrarmi la tua evidenza. Ma voi due non mi state ascoltando, vero? No. Non posso, sai, ciccio. Non ho nessuna evidenza da mostrarti. Sciocca motivazione per un sciocco sciocchissimo come te. Troppo foolish fool. Vabbè, significato è quello più bello. Sono sciocco procuratore con dei sciocchi sensi di colpa e sciocchi bla bla bla. Cosa significa che non ho nessuna evidenza da mostrare? È proprio come ho detto. Non potrei perché non ce l'ho. Mi dispiace, ma dovrei credere che c'è stata un'altra causa del delitto. Lui è morto cadendo, signori, esatto. La vittima è morta cadendo. Nel vuoto. Bene. In altre parole, la vera causa del delitto è stato lui che cade nel vuoto. Appunto, ho appena detto. Lui è caduto morendo. Beh, questa è l'unica possibilità. Pancino, non rompere i coglioni perché ho appena mangiato le patatine. Ero mezz'ora che ne mangiavo, non niente, ho ancora fame. Perfetto. Ma l'assassino è accaduto proprio qui, in questo aereo. Lo so. Mi stai dicendo che lui è caduto da qualche parte che noi non abbiamo controllato. Come ho detto poc'anzi, la risposta è proprio qui davanti ai nostri occhi. Da tutto il tempo. Non vorrei dire. Cioè, la vittima è caduta proprio qui, in questo cargo. Cosa? Ma allora, siamo in serio pericolo. Potrebbe esserci una seconda morte proprio qua, bla bla bla. Ehi tu, dimmi che non sei morto. Gamsu, ti prego, non voglio morti sulle spalle. Zitto, perché stai urlando? Stavo solo dormendo lì sopra. Ok. Va bene. Oh, è vivo. Gamsu, ti taglio lo stipendio. Non è possibile che l'agente X sia caduto nel vuoto in questo modo. Certo, suppongo che non sia possibile. Dipende dalle circostanze. Date le correnti? Correnti e circostanze, che cosa significa? Metti a caso che quel cargo di quel vecchio rompiballe non era lì durante l'assassinio. Che cosa sarebbe accaduto?
No, Gumshoe, please, lo so che hai fame anche tu, però no. Ma la realtà è che la scatola è lì. Cosa? Non era lì. Pare sia questo, un uovo. Ok, questo non serve. Serve più avanti. Risalvo perché yes. Ma che si è salvato proprio 3 secondi fa. Signori, il Zengfa ci aiuterà. Ok. È molto importante, quindi vediamo di fare boh, 30 minuti o qualcosa. Potrei finire il caso anche oggi stesso, ma non credo proprio. Sarà la prossima, come minimo. Certo che se non traduco c'è poco da fare. È rinominato Zengfa Express. Corretto, significa che è stato caricato appena l'aereo è stato. No? Appena l'aereo è atterrato sulla Zengfa, una cosa simile. Bene. Beh, metti il caso che la scatola è stata caricata proprio in quel tempo. Beh, significa che la scatola non era lì durante il volo tra Europa e Zengfa. Tre dwarf in Europa. Subito, andiamolo a trovare. Protesto. Ah no, sta tornando a casa. Sono triste. Vabbè. Mi consolo con il poster di Edgeworth. Secret. Ok. Non dico più niente. Va bene. È morto, va bene. Traduciamolo così. Ma la tua teoria è un po' confusionaria. Beh, allora dammi la possibilità di vedere come è andata a finire. Ovviamente. Tutto io devo fare. Ma guarda, testa Tetesken. Un'altra investigazione? No! Allora, questo è un grosso carico. Non c'è nessuna etichetta su di esso. Guardiamo un po'. Ah, c'è un'etichetta. Perché traduco metà della frase? Alif. Statua rossa, non ne ho mai sentito parlare. Bah, non me ne importa neanche. No, devo starnutire, porco. Merda. Se vai con le capre alieni, spighe e onde energetiche. E tizio, no. No, tu non puoi scendere. Tu. Tu non puoi toccare le mie robe senza il mio permesso. No, ma tu non sei tedesco. Tu sarai tipo polacco, no? Svedese? Finlandese? Robe. Sei comunque europeo. Quindi è tuo, eh? Beh, dovrei storci di qualche informazione allora. Cicciolo. Il cargo di LaBlanc. Immagino che questo sia tuo, non è vero? È certo che è mio. Ho shippato. Ho trovato questo pezzo d'arte in Europa. Questa statua costa 10 milioni di centesimi. Quant'è?
1.000 euro tipo, o 10.000, no, perché bisogna togliere 10 zeri, quindi 10 zeri, cosa cazzo sto dicendo, 10 zeri, quindi 100.000 euro, boh, io la matematica proprio zero insieme all'inglese, e vai, che cosa bella. Bello dire sta cosa in video. Vabbè, non ci dice niente. 10 milioni di centesimi. Ti consiglio di non calcolare quanti pacchetti di noodles potresti acquistare, detective. Oh, dannazione, come hai fatto a scoprirlo? Mister Edward. Quindi dice 1.000.000 centesimi, quanti sarebbero in euro o in dollari? L'ho appena detto. Ma fa la differenza per il nostro caso? No. Mister LeBlanc, c'è una possibilità che il vostro cargo sia connesso al nostro caso, ovvio. Sento l'eco. Andate via, cuffia. Oh, mi stavo preoccupando se potessi guardarlo da più vicino. È un pezzo d'arte molto costoso, quindi no, non puoi toccarlo. Ma che stronzo. Allora, devo fare un'altra logic, mi pare. Salvo. Mi pare sia questo. Yep. Mister LeBlanc sta nascondendo qualcosa. È possibile che questa statua sia un fake? Pure. Vabbè, sì. Dipende. Finché non lo vediamo. Perché noi abbiamo una foto. Ed è questo. Perciò gli occhi rossi. Attenzione. Ed è quello reale. Noi andiamo a vedere la statua di questo coso. Mister LeBlanc, siamo obbligati a chiedergli riguardo a sta statua. Appunto, riguardo alla vostra statua, Mister LeBlanc. Mi chiedevo se fosse un fake. Così. Bravo, diglielo così, senza peli sulla lingua, senza problemi. Puoi non lamentarti se la gente ti chiama stronzo o testa di cazzo. Tanto te ne fotteresti le palle comunque. Cosa? Come ti permetti di chiamare arte dei fake? Sospetto che la vostra statua sia stata targettata dalla polizia internazionale. Non dire cose dell'altro mondo. Non mi importa niente delle robe rubate. Parla lui. Ho la certificazione qui con me. Dice il documento. Signor LeBlanc, perché non ce l'hai detto subito? Mostracelo immediatamente. Non riesco a leggerlo. Che cavolo dice? Dice che il cargo è stato messo qui, nell'aereo, dall'Europa. Bene, è un fake. Perché la statua sta dall'altra parte del mondo. Bravi. Epic fail. Ed ecco qui la risposta a Miles Edgeworth. Che peccato. Peccato che la statua sia stata presa dall'Europa. E questo certificato lo prova. Giustamente. Miles, c'è una contraddizione proprio davanti a te. Quella firma non è reale. Ripeto, quella firma non è reale.
Bravo, protesta, obietta, obiezione, vostro onore, ma non c'è. Mi oppongo. Oh, ecco. Esaudirò il tuo desiderio. Guardalo quanto ti pare. E signori, è un fake. Bello e grossolo. E questa foto lo prova. La foto c'ha gli occhi rossi. Sto coso li ha gialli. No, questa non è art. Questa è. Preferisco le statue. La sta. Non so parlare. Come si chiamano? Le statue dell'isola di Pasqua. Sono belli quelli. Vabbè. La statua. Credo che dovremmo dargli un'occhiata. Direi. Cosa c'è, Mister Ragioff? Hai trovato qualcosa? Direi di sì. Ok. Ah, uno. Mi pare di no. Questo si fa dopo. Mi pare sia qua. Perché è stato appoggiato sopra? Una versione da Zangfa. Esatto. C'è una grossa contraddizione qui. Ma dove sta? Cioè dov'è che sta? Non la vedo. Cioè sta solo sopra quel coso, boh, basta. Dai, sbrighiamoci, mi sto congelando. Ci sono 8 gradi in casa. Fuori non lo so. E due che dicono, ah, la Sardegna è bella, fa sempre caldo. No, quelle sono le Hawaii, mi dispiace. Fa freddo anche qui. Non piove, ma fa freddo, ve lo assicuro. Non so cosa c'entri con la Let's Play, però. Va bene. Questa è una fake bla bla bla. Ma non abbiamo appena letto il certificato di questo cargo? Beh, a riguardo di Mr. X allora, perché è venuto qui giù a vederlo? Eh? C'è solo un perché. Lui è venuto qui per controllare sto coso. Beh, non ci credo. Francisco! Dai su, muoviamoci. Quindi lo sapeva che era fake, quindi l'ha seguito. Ok. Qualcuno ha falsificato la certificazione di questo cargo. Ma comunque la statua è un fake lo stesso, eh. Un'ulteriore esaminazione è richiesta. E ti mostrerò l'evidenza bla bla bla. E qui c'è il secondo. Gli occhietti di questa bella statuina. Va bene. Questi occhi sono arancioni. Dove? È giù, è daltonico. Perché io li vedo gialli. Color ocra, direi. Giallo ocra. Ma proprio arancioni no. Arancioni proprio non lo vedo. Certo, se il video fosse in full, vi metterò poi un'immagine dove si vede che è giallo.
prova che Edward non ci vede. Ecco perché porto gli occhiali sul suo Saturn 5. Edward Second. Quell'altro che parla di quando era a scuola, ma che c'entra? Ma chi se ne frega, Ganshu? Ah, belle robe. Ganshu, non ci interessa. I don't care about... Ok. Non mi interessa riguardo al tramonto. Detective. Di che colore sono questi occhi in questa foto? Ah? Ah, ma sono rossi. Come pensavo, questa statua è un fake. Mister LeBlanc, cosa vuoi da me? Non vedi che sono un uomo impegnato? Ti do 2 secondi per rispondermi. What? Ma io non posso risponderti in 2 secondi. Questo è il mio trofeo più grande che ho avuto dall'Europa. E anche il tuo più grosso fail, se ti posso dire. Vuoi sapere perché c'ho questa statua? Perché bla 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 bla. Ok. Cioè, sarà una lunga storia. Che bello. Cosa c'è? Simpatia? Ma dove? Vorrei che guardasse entrambi gli occhi, sia dalla statua che dalla foto. I miei occhi sono molto più belli dei tuoi. Bizzo! Cioè, vuoi comparare gli occhi tuoi con quelli di Edward? Per favore! Cioè, ok, gli occhi azzurri sono fighi, ma... anche quelli grigi non sono male. Più o meno. Farò paura, però. Questa sfoto... Sfoto. Sfoto. Va bene. Se ne è accorto. Ok. Ora lo vedi, Mr. LeBlanc? Questa statua è un fake. È morto? Investigazioni completate. Ora... Lasciamo finire di parlare sti ciccini e stacchiamo. Sì, questa foto non è solo per souvenir. È stata presa come documento. Vabbè, si capisce. Lui è venuto qui per controllare il cargo. Ma non ha trovato niente. E di là è stato caricato dopo. Posso provare la mia teoria? Quindi lui è morto. Officiere. Officiere. Sì. Sposta immediatamente questa statua. Voglio esaminare quel pezzo di... Sono pronto per riportare quello che ho trovato. Vai avanti. Vedi? Il test luminol funziona. Oh. Bella lì. Vedo. C'è una reazione di luminol. Come indicato nell'immagine. Io, Shalvo. Se il telefono si accende, mi fa un favore. Io vi saluto qui. Annuisci e alla prossima parte.